Siamo con Riccardo Chiarello, centrocampista della Gian Erminio, che Sì, oggi ciao. ha realizzato la nona rete stagionale. Ostica questo Piacenza, però diciamo un buon punto su questo campo avete conquistato. Sì, diciamo che il Piacenza è una grande squadra, non lo scopriamo di certo oggi. Buon punto sicuramente, perché come si dice, un punto è molto meglio di una sconfitta, però oggi senza ombra di dubbio meritava la Giana. Meritava la Giana perché abbiamo fatto una prestazione veramente importante, anzi mi complimento veramente con tutti i miei compagni e rammarico è tanto, ma prendiamo quel che c'è di buono, ovvero la prestazione, e cerchiamo di andare a prendere quel che non siamo riusciti a prendere oggi, giovedì contro il Pisa. Ecco, 5 punti in 3 giornate avete conquistato, adesso c'è proprio il Pisa, quindi diciamo avete invertito un po' il trend negativo delle passate partite, diciamo. Sì, diciamo che se però penso alle partite precedenti abbiamo perso con Siena e Livorno, per cui sì, diciamo che sono risultati che ci possono stare. Sono arrivati dei pareggi importanti a Pistoia, a Carrara, ad Alessandria, per cui anche oggi è un campo veramente difficile, per cui come ho detto prima, l'obiettivo sono i 3 punti col Pisa, ma passo dopo passo, allenamento dopo allenamento, costruiamo anche questa gara e ci prepareremo al meglio anche alla partita di giovedì. Ecco, come ti stai trovando con questo nuovo modulo? Beh, è un modulo che abbiamo fatto tutto l'anno scorso, per cui niente di nuovo. Sono un po' più spostato avanti, ma nessun problema, anzi. Ho sempre detto anche in porta gioco pur di giocare. Va bene, grazie mille. Grazie a voi.